Allora abbiamo il partecipante che si chiama... Sempre Francesco! Attenzione, attenzione, che c'è la televisione qua, che ha visto un T1. Sei maggiolino? Io sono maggiolino. Senti Gio, dopo queste prove, dopo quelli che sono venuti... Ma tu nella vita sei bullo o maggiolino? Maggiolino. Anche gli amici. Quindi questa vettura non è tua? No, è in prestito. Sì. E dov'è il proprietario? È morto. Il proprietario sta là. Dove sta? Dove? Questo con gli occhiali brutto. Questo con gli occhiali brutto. Venga, venga, buon uomo. Our friends from Greece, we're waiting for you on the start line, thank you. C'è Telenorba che sta impazzendo a fare le interviste, c'è Montigelli che vuole giustizia perché il proprietario non guida la propria macchina. E ha ragione, ha ragione. Ho detto da parte di mio nonno che lui è stato proprietario di un pulmino e ho detto che l'avrei acquistato appena ne avrei avuto la possibilità perché lui l'ha demolito il suo pulmino. Budget di investimento? Qui ho speso 25.000 euro. Adesso il valore totale è di? E siamo sui 40. Grazie, grazie. Carissimo, possiamo continuare con la nostra gara, grazie. Allora, are you ready DJ? Il nostro T1, Rico. 1, 2, 3, liberiamo il percorso. 1, 2, 3, go! Il signor Vincenzo Guarnieri. Una palla dentro e una sul tetto ancora. Dobbiamo andare indietro ragazzi, eh. Il signor Vincenzo Guarnieri è richiesto allo stand, grazie. Our friends from Cefalonia, we are waiting for you on the start grid. You're gonna be the last to do this race, thank you.